Siamo con Giulio Nardi che conduce su TEF Grifo Stadium. Giulio, allora un pareggio, l'ennesimo, che lascia sempre questa squadra nel limbo. Sì, peccato perché il Perugia non ha giocato male, Daniele, secondo me. È stato il campo che sicuramente ha frenato la squadra di Camprone, soprattutto nel primo tempo. La palla rimbalzava sempre, anche negli appoggi più facili. C'è stato un bel avvio, primi 10 minuti buoni del Perugia, poi il gol, direi anche una bella azione con il taglio di Bagua per De Luca, ha cambiato praticamente il volto della partita. Il Bari ha preso coraggio e ha cercato poi di gestire nel migliore dei modi questo vantaggio inaspettato. Perugia è stato bravo ad aspettare poi il momento per pareggiare, lì occorreva praticità, quella praticità che ha avuto Giacomazzi per segnare il gol dell'1-1 dopo l'espulsione di Rada, che faceva comunque immaginare un grande finale, quel grande finale che proprio il Perugia non c'è stato. Ecco, il rammarico è soprattutto per gli ultimi 20 minuti in cui il Perugia secondo me poteva spingere di più con maggiore convinzione, e lì si legge tutto il limite di un organico che non ha un attacco all'altezza delle posizioni più alte della classifica. Il problema rimane sempre quello, dobbiamo cercare di capire se la società vuole investire su una punta che possa essere una maglia alternativa a Falcinelli. Alternative in questo momento non ce ne sono. Peccato per Anzafame, che aveva un problema alla schiena, è partito in panchina, nella ripresa è entrato nella parte più importante della partita, però non ha inciso come sempre ha fatto nelle ultime gare. Giulio, ma solo una punta? Sì, il problema è sempre quello. In questo momento credo che Camplone sia consapevole di quelle che sono le difficoltà degli attaccanti, schiera questa punta. Tu dici a proposito della necessità, soltanto una punta, anche due, dal mercato dovrebbero arrivare anche due, però già se ne arriva una a 7 giorni dalla conclusione di questa finestra di gennaio sarebbe ottimo. Si parla moltissimo di Ardemagni ormai da più di un mese, speriamo bene, perché questo Perugia ha bisogno di un attaccante che sappia entrare nel momento giusto in area di rigore, e non abbiamo il bomber d'aria, questo è fuori discussione. Al di là poi del grande impegno di Falcinelli, oggi secondo me meno vivace delle altre partite. Perea ha provato a dare una forte lì in attacco, peccato che il Perugia ha insistito troppo sulle vie centrali e non abbiamo più la forza degli esterni come nella prima parte del campionato. Grazie a Giulio Nardi di Grifo Stadium TEF per la sua disamina. Giuliano De Mattes, giornale dell'Umbria. Allora Giuliano, è il solito bicchiere a metà, però al di là dell'espressione di gioco è ora preoccupante che questi risultati non arrivino. Sì, è vero anche oggi che incontravamo la seconda grande squadra di questo trittico, che si sapeva difficilissimo, Bologna fuori casa, Bari e poi la prossima trasferta a Catania. È un altro pareggio amaro per il Perugia, che ha reagito secondo me molto bene comunque alla sconfitta di Bologna, e con una formazione ancora una volta rimaneggiata, perché comunque l'assenza del Prete è inutile negarlo, è un'assenza pesante. Ha messo sotto un Bari che era già fortissimo al via della stagione e si è rafforzato ancora di più in questo mercato di gennaio, e purtroppo il Perugia ha pagato ancora una volta il primo errore, anche per la qualità degli attaccanti del Bari, che insomma potevano schierare Galano, De Luca e Bagua, e magari averne uno noi visto il mercato, che ancora non ha regalato sorprese per il Perugia. Però alla fine è stata una prova coraggiosa, generosa, e anche Camplone ha mandato dentro tutti gli attaccanti una volta che il Bari era in 10. È mancato solo il gol, che stavolta il secondo gol, che era arrivato nel primo tempo, è stato annullato con una decisione discutibile. Oggi veramente secondo me il Perugia ha giocato una grande gara, e purtroppo è un altro pareggio e la classifica rimane un po'... C'è rimasto il mercato adesso. Mercato che però bisogna anche vedere gli obiettivi della società, perché a questo punto è veramente utopico puntare a uno dei primi due posti, no? E quindi bisogna anche vedere quanto vale la pena spendere tanto per obiettivi importanti. Però è anche vero che bisogna stare attenti, perché in questo girone di ritorno il campionato cambia moltissimo, e lo vediamo con queste squadre che all'andata Perugia ha battuto, adesso si sono molto rafforzate. Quindi bisogna stare attenti, perché con una squadra giovane la situazione, se si mette in pericolo, è anche difficile gestirla. Però io continuo ad essere fiducioso vedendo la squadra giocare così bene.
bene e speriamo che almeno due o tre pedine per completare l'organico arrivino. Grazie, grazie a Giuliano De Mattes del Giornale dell'Umbria. Claudio Mariani, Biancorosso, Rete Sole. Allora Claudio, qualcosa sulla partita, perché è stata una partita che si può interpretare in un duplice modo, almeno dal punto di vista dell'espressione del gioco, passabile dal punto di vista del risultato, visto che la serie non è delle migliori, sicuramente preoccupante forse. Ma come dici tu, purtroppo questa serie infinita di pareggi mista a qualche sconfitta relega il Perugia in una posizione di classifica che poco si confà a quelle che sono le aspettative di società e tifosi. D'altra parte però, insomma, giocando anche nella seconda parte della gara in superiorità numerica, c'è stata anche la possibilità, insomma, di portare a casa la posta piena. Non è successo e quindi vedremo adesso quelle che saranno un po' anche le decisioni della società, perché si ventila da più parti, insomma, qualche clamorosa decisione. Io spero che non sia così, perché comunque il lavoro di Camplone ha dimostrato in questi anni di essere qualcosa di prezioso e un valore aggiunto. Però insomma, in queste condizioni di classifica ci può stare. Va bene, allora linea al mercato, grazie a Claudio Mariani. Gianni, Gianni Fabbi del Messaggero, stavamo scherzando sul fatto che la situazione è di difficile interpretazione. Sì, è difficile. Io credo che oggi, soprattutto nel primo tempo, tenendo conto anche delle assenze che c'erano, si sono visti i reali limiti del Perugia, quelli veri. Cioè è una squadra che deve soffrire e sarà costretta a soffrire, perché questo è il suo valore attuale. Io credo che, soprattutto se non ci saranno interventi significativi sia a centrocampo che in difesa, oltre che in attacco, ma ormai sono cose che l'abbiamo dette tante volte, evidentemente sarà difficile raddrizzare bene questa situazione. La mia paura è questa, che è una squadra nata per fare un certo tipo di gioco, per attaccare, se un giorno si trovasse a dover lottare per salvare una classifica si troverebbe doppiamente in difficoltà. Questa è la mia preoccupazione, perché effettivamente oggi si sono visti dei limiti, soprattutto anche caratteriali, perché hanno messo tutti la buona volontà massima, perché si sono impegnati, però erano talmente tesi, talmente nervosi che sbagliavano tutti i passaggi. Quello evidentemente è un atteggiamento in una squadra che non è serena, che non è tranquilla. Allora io mi domando, quando i tre punti veramente dovessero pesare in maniera determinante sul piano nervoso, questa squadra come farà a reggere l'impatto con questa nuova situazione? Io credo che questo vada valutato, probabilmente è stata sopravvalutata all'inizio. Adesso ci rendiamo conto che è una squadra che può salvarsi, ma per salvarsi deve avere determinate condizioni. Per cui io credo che, ancora essendo il mercato non chiuso, qualcosa la società debba fare assolutamente per non ritrovarsi poi in situazioni di estrema difficoltà. Sento dire da parte l'allenatore, io credo che il problema non sia assolutamente Camplone. Poi mi faccio anche una domanda, ammesso anche che fosse lui il problema, quella società decidesse su Camplone, cosa che io non condivido. Questa squadra con queste caratteristiche messa in mano ad un tecnico di vedute completamente diverse, che cosa potrebbe fare, come reagirebbe? Sono interrogativi che io mi faccio. Oggi si è riuscita a recuperare un punto, perché alla fine il Bari ha perso un uomo e il Perugia ci ha messo qualcosa di più, loro sul pareggio, però abbiamo rischiato di perdere e queste partite non si possono rischiare, perché poi le conseguenze si vedono magari nel giro di due o tre domeniche, non immediatamente nella classifica, ma nel giro di due o tre domeniche si vedono. Io spero che qualcosa succeda in questa settimana, spero che la squadra si tranquillizzi, che la società e l'allenatore facciano un lavoro di sensibilizzazione per tutti gli uomini, per rimetterli in serenità e per vedere in queste prossime difficilissime partite, a cominciare da Catania, poi la trasferta, cioè in queste difficilissime partite sappia trovare un pochino il bandolo della matassa per muoversi in campo con un po' più di tranquillità, torno a dire di tranquillità. E nell'ottica mercato, visto che lo scenario, come dici tu, deve essere rapidamente cambiato, perché gli obiettivi cambiano a questo punto, che cosa va cercato anzitutto? Io dico che a questo punto l'ideale sarebbe un buon difensore,
buono, capace di fare il titolare, un centrocampista mediano ma di quelli tosti, recuperatore di palla, peso sul piano fisico, pesante nel senso che riesce a far fronte anche ad avversari di struttura atletica significativa, quindi un bel centrocampista. Poi il terzo sarebbe sicuramente l'attaccante, però l'attaccante ci vuole un qualcuno che abbia i gol nei piedi e non è facile trovarlo a questo punto. Ardemagni? Non lo so. Ardemagni è un uomo che è partito da qui in Serie C facendo intravedere qualche qualità, poi si è un po' perso, poi si è ritrovato in certe situazioni, ha fatto anche quelle, però io la certezza che possa essere lui la soluzione dei problemi del Perugia non ce l'ho. D'altro canto, uno che fosse veramente certezza a sto punto è difficile trovarlo. Giustamente, grazie a Gianni Fabi del Messaggero. Nicola Uras, Corriere dell'Umbria. Allora Nicola, una partita forse dal punto di vista tecnico-tattico di facile interpretazione, ma è difficile forse interpretare il momento del Perugia, che è sempre sospeso tra ambizioni dichiarate e invece realtà che lo invitano a guardare forse più dietro, alle spalle, che non davanti. Sì, un po' vorrei ma non posso. Una squadra che mi è sembrata anche un pochino sfibrata a livello mentale. Mi è rimasta negli occhi in maniera negativa l'ultima azione al 94esimo, quando c'era una squadra impaurita che ha messo dentro praticamente 5 difensori di ruolo, e nell'ultima azione, deve essere l'ultimo assalto, la squadra ha continuato con questo fraseggio sterile che non portava niente, questo giro palla sterile che non portava nulla anziché un tiro sporco da lontano o una palla lunga, e non è la prima volta questo che accade. È una squadra che, se tutto va bene, ti fa la grande partita, appena c'è una o due avversità si sfalda e va un po' così a fiammate, con magari qualche iniziativa, qualche idea personale. Un momento sicuramente molto delicato, il mercato paradossalmente c'è più bisogno di qualche innesto che porti magari anche un pochino di una ventata di positività, perché mi sembra che si sta entrando anche in un tunnel di negatività a livello mentale oltre che di risultati. Ci sono alcune situazioni tattiche a mio avviso che incomprensibili, continuiamo a giocare con, ma per esempio 4-3-3, credo che insomma giochi con due esterni larghi ma non c'è la prima punta che possa prendere i cross. Reputo che non abbiamo i terzini per giocare con la difesa a 4, abbiamo preso ultimamente mi sembra 7-8 gol, di questi 7-8 da quando si gioca col 4-3-3 sono quasi tutti quanti uguali, con una palla che arriva da una fascia che viene messa in verticale o bassa o alta, e comunque il terzino arriva sempre in ritardo sulla chiusura. Prendiamo sempre gol uguali, credo che questa squadra non possa permettersi due terzini di spinta. Poi centrocampo, mi è data l'impressione che oggi si è giocato ancora una volta con un giocatore in meno. Vedere oggi il futuro del Perugia insomma diventa un po' complicato. Non ho visto la classifica ancora, ma credo che insomma in questo momento occorre veramente andare a ragionare su una giornata alla volta, perché ripeto, ho visto una squadra sfibrata, quasi che sia entrata anche in un tunnel di negatività a livello mentale. Grazie a Nicola Uras del Corriere dell'Umbria. Elio Claro Bertoldi, Corriere dello Sport. Il Perugia è giù di morale, il Perugia è tecnicamente e tatticamente un equivoco. Tra queste due affermazioni, ammesso che tu le almeno in parte le condivida, metteresti il disgiuntivo o il congiuntivo? Bella domanda. Ma credo che tu abbia ragione, c'è qualcosa che non funziona in questa squadra. Però io, prima di bastonare l'allenatore, bastonerei molti giocatori
che non credo che debbano avere dall'allenatore il suggerimento di tirare quando sono liberi 5 metri intorno, o di fare la diagonale difensiva bene quando, voglio dire, in tutta la settimana l'hai preparata. Vedo una squadra effettivamente che fisicamente non sta male, perché ho visto che il Bari hanno avuto in 3 o in 4 hanno accusato i crampi e i nostri hanno corso sufficientemente bene fino alla fine. Quindi il problema è sicuramente anche tattico, però è anche di fragilità di questi giocatori, di fragilità mentale, che io alla fine del primo tempo avevo scritto tante foche e pochi squali, cioè voglio dire, in Serie B come in tutti i campionati d'altro canto, la differenza non la fa tanto la tecnica quanto la voglia, la rabbia che hai dentro di giocare, di mangiare anche l'erba, e io questa sinceramente non l'ho vista. Per cui è un vizio d'origine, secondo me è congenito. Qualcuno dice che è una mentalità sbagliata che viene dall'alto, io vedo anche che c'è un vizio, un peccato originario nel DNA, perché qualche giocatore questo non ce l'ha, per esempio Giacomazzi non lo ha mostrato, ha delle pause anche lui nel tenere l'uomo, ma l'età che ha non è particolarmente pimpante e svelto, però è un combattente, è un fighter, e invece molti dei nostri sono molto gingilloni e poco decisi. Mettiti nei panni dei dirigenti del Perugia, cosa faresti da stasera tra mercato e interventi sulla squadra? Intanto io, se fossi un dirigente del Perugia, mi renderei conto di aver sbagliato molto nella scelta dei giocatori. Guarda Vinicius, guarda Perea, cioè accettare di portare qui dei giocatori che poi mostrano queste fragilità, tra l'altro anche serie sul piano del gioco. No. Io direi che se fossero state invertite le situazioni, se noi avessimo avuto Ebagua e De Luca, il Perugia avrebbe largamente vinto. Però io voglio dare ancora una chance a questa squadra, guarda, dico questa squadra, non solo l'allenatore, perché se riescono a convincersi di scendere in campo con la voglia di far bene. Sì, è vero, molti giocatori sono incompiuti, hai visto Fabinho che è bravissimo a saltare l'uomo e poi nelle conclusioni si perde, però se riusciamo, se la squadra riesce ad esprimersi con continuità, ma soprattutto con tanta voglia di fare, che è la cosa più importante, alla fine dovrebbe trovare il filotto giusto. Io ho visto che una squadra come il Bari, che ha fatto un mercato strabiliante, e comunque ha messo in luce delle pecche molto più serie di quelle del Perugia, perché sia anche prima di subire il gol aveva subito il Perugia. Se l'arbitro non avesse sbagliato, il Perugia sarebbe stato 1-0 tranquillamente dall'inizio, quindi avrebbe gestito in maniera migliore la squadra. Ma poi guarda, anche il loro allenatore ha cambiato tutti giocatori offensivi mettendo difensori, quindi proprio ripeto, il Perugia, se sta in salute, un po' di gioco in salute, dico mentale, il gioco lo sa fare, poi commette errori di ingenuità, errori di tattica, quello che vuoi, però giocare e far vedere il gioco te lo fa vedere, e quelli del Bari sì, se si accontentano dei risultati mi sta bene, ma sul piano del gioco non è che ti divertono, insomma. Grazie, ringraziamo Elio Clero Bertoldi del Corriere dello Sport.